rock and roll. Are you okay with the USA? Are you ready to follow this way? Come and go and live that silly Johnson. Come and go and dig that boogie song. All right. Who's got the contro ogni pronostico va in onda la quinta puntata di Post Office. Non dovevamo cambiare nome, questo era il nome, quindi proviamo a risuscitare Umberto Eco con un'introduzione di Paolo Vecchione. Era una bella mattina di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco, ma il terreno era coperto di un velo fresco non più alto di 3 dita. Al buio, subito dopo l'Audi, avevamo ascoltato la messa in un villaggio a valle. Poi ci eravamo messi in viaggio verso le montagne, allo spuntar del sole. Ah, semplicemente un omaggio al ormai compianto Umberto Eco, scomparso il 19 febbraio scorso. È stato uno dei, con questo libro Il nome della rosa, è riuscito a portarsi a casa il premio Strega nel lontano 1981, quindi è stato un grande della letteratura, della narrativa italiana, e anche, vabbè, un grande italianologo, un grande della lingua italiana, diciamo così. Quindi solo un semplice omaggio a Umberto Eco, grande appassionato della lingua italiana. Ma poi un altro aspetto importante era anche quello che non esitava a scendere nelle polemiche della vita quotidiana. Una delle polemiche che l'aveva visto protagonista negli ultimi mesi era quella legata all'utilizzo dei social network, il fatto che tutti erano e si sentivano autorizzati ad esprimere le opinioni più assurde. Diciamo che lui aveva chiaramente detto che questi social network, questa diffusione di internet, eccetera, aveva dato voce anche a tutti i cretini che c'erano in giro. Cosa la parola che, idioti. Idioti, cretini. Cosa che noi sosteniamo da sempre. No, il problema è che il social network istituzionalizza. Quindi in un certo qual modo c'è stata una sorta di abolizione del cretino, per cui tutti, ma proprio tutti, possono esprimere le opinioni più disparate. Il problema principale che noto, e che forse anche Umberto Eco aveva stigmatizzato, era l'utilizzo che si fa della lingua italiana scritta sui social, che ci fanno capire che la lingua italiana scritta, la grammatica, è probabilmente quasi sconosciuta alla maggior parte degli italiani. Cioè, gli italiani parlano una lingua che fondamentalmente non conoscono. E purtroppo è un dramma dei nostri tempi, anche perché la lingua italiana è una lingua molto difficile. No, è una lingua molto bella, tra virgolette, è una lingua molto letteraria, nasce proprio così, e quindi andrebbe, meriterebbe un posto più importante nel diciamo così, negli obiettivi che ogni cittadino italiano si dovrebbe porre. Quello di scrivere e leggere bene dovrebbe essere uno degli obiettivi primari, però siamo accorti che probabilmente, forse per colpa, non lo so, forse non rientra tra le priorità forse non rientra assolutamente in niente, probabilmente. Ma ultimamente ho notato che io volevo sottolineare questa cosa che diceva Pellegrino sulla lingua italiana, che ultimamente anche presunti professori di italiano non sanno scrivere né sui social network, e presumibilmente nemmeno
diciamo. Vabbè, nemmeno in privato, in forma privata, diciamo. Se caso mai dovessero scrivere in privato, perché non lo sappiamo. Vabbè, per correggere i temi. Comunque non divaghiamo, questa sera siamo qui. Ci eravamo promessi di parlare di Post Office di Bukowski, proposto da Pellegrino, al quale diamo la parola per introdurre questo libro. Ma io ho deciso di parlare di questo libro fondamentalmente per parlare poi di tutto, un po' del lavoro di Bukowski, che Post Office è il suo romanzo probabilmente più importante, quello che gli ha dato il successo, perché poi dobbiamo ricordare che Bukowski è uno che ha vissuto quasi tutta la sua esistenza ai margini della società. Cioè, le sue descrizioni sono descrizioni autobiografiche che parlano e descrivono la vita di Henry Kinaski, che quasi suo alter ego. Suo alter ego, che è quasi sempre un alcolizzato, giocatore donnaiolo di cavallo, ma più che donnaiolo, le sue storie, le storie d'amore che racconta sono storie d'amore estremamente tristi, estremamente sofferte. Cioè, la descrizione dell'amore uomo-donna, del rapporto uomo-donna, è estremamente complesso e non è che dà un grande spazio nelle sue descrizioni, nelle sue vicissitudini. Lui, l'amore che colpisce, il sesso, è legato principalmente alle vincite con i cavalli, dopodiché la maggior parte dei soldi vengono spesi con prostitute che frequentavano abitualmente gli ippodromi. E Post Office mette in mostra lo sfruttamento, la descrizione, uno spaccato di società americana che poi rappresenta molto, molto la realtà. Il lavoro che fa Bukowski è molto basato sulla distruzione del mito americano, della ricchezza, del principio dell'arricchimento, dell'alienazione. Sono romanzi, sono libri, poesie, storie, racconti che io penso che dovrebbero essere insegnati nelle scuole, perché bisogna insegnare ai ragazzi, ai giovani, la realtà e non un mondo perfetto che poi nei fatti non esiste. Il mondo vero dell'America, il mondo vero del capitalismo, è il mondo raccontato da Charles Bukowski, che è il mondo che si delinea e che trova la sua matrice sulla linea, diciamo così, finale, sul confine della società. Cioè, lui rappresenta le sue storie quasi sempre in bar frequentati, sì, un bar, camere da letto, camere affittate, pensioni che non paga quasi mai, che sconta in altri modi, notti intere a bere e a scrivere poesie. Investigatori falliti, i personaggi di Bukowski sono favolosi, investigatori falliti, ubriaconi e visionari nel senso di allucinati, come per esempio in Pulp, no? Mi viene da pensare. Ma poi c'è un altro romanzo molto bello, un'altra storia, Factotum, dove lui passa la sua esistenza cambiando lavori in continuazione. Io mi ricordo in una di queste storie che lui raccontava, che andò a lavorare in un macello dove ci stavano dei negri forzuti che dovevano scaricare continuamente dei camion con dei pezzi di animali, di bovini, dove a un certo punto c'era da fare una pausa che durava alcuni minuti, e dopo aver fatto alcune ore di lavoro massacrante, lui non si accorse che ci doveva essere questa pausa. In realtà la pausa fu fatta e lui non fu chiamato. Nemmeno chiamato, e quindi lui si licenziò dopo circa 2 ore di lavoro. Andò a prendere il pezzo di animale, non si fermò vicino al camion, proseguì e se ne andò. Altri lavori
E lui concluse senza nemmeno andare a riscuotere la giornata di lavoro che aveva fatto. E quindi erano tutti lavori massacranti, in cui veniva descritta la figura marginale, dello sfruttato americano, dello sfruttato che poi era la rappresentazione dello sfruttato di Del ogni mondo. parte del mondo. E questa disillusione, questo smontare le convenzioni sociali della società capitalista, della società moderna, è la chiave di lettura più importante, a mio avviso. Molti lo dicevamo già l'altra volta, si focalizzano sugli aspetti provocatori dei racconti di Brooks, ma in realtà il messaggio è Molto più molto profondo. più profondo. E io penso che dopo aver letto una serie, le varie opere, i vari romanzi, i vari raccolti di poesie, ci sono anche delle raccolte di racconti. Dopo aver che uno si è fatto, diciamo, uno studio approfondito del messaggio di Bukowski, io penso che, cioè, il modo di vedere le cose cambia. Cambia, sì, sicuramente, o quantomeno si apre a nuove prospettive, ma dipende molto. Però la lettura di Bukowski è anche subordinata all'età in cui lo si legge il Esatto, libro. sto, sì. Perché se tu lo leggi a 15 anni, per dirti, magari ti fai un'idea diversa della vita. Poi lo leggi a 30 e ti accorgi poi di molte similitudini tra i suoi personaggi e la tua La tua vita. vita, Poi lo esattamente. leggi a 60 e insomma ti cambia Se ci nuovamente il mondo, però arrivi a 60, se ci perché poi. arrivi. Certo, se fai una vita come i Ma lui è personaggi di. arrivato più a superare i Sì, 70. sì, no, se facendo una vita, diciamo, percorrendo la stessa vita dei personaggi creati dallo stesso Bukowski, probabilmente non. No, Cioè, lui non ci si arriva. racconta di un episodio in cui lui andò in coma etilico, fondamentalmente, e fu preso da un'ambulanza e fu caricato in questa ambulanza in cui c'erano già altre persone che avevano dei problemi che dovevano essere portati al pronto soccorso. E questa ambulanza era caricata, e i malati Ammucchiati, erano messi dormi. uno sull'altro. Quindi quello di sopra vomitava su quello che stava sotto. A un certo punto lui viene portato in ospedale. Quando arriva all'ospedale, i medici gli chiedono il numero dell'assicurazione sanitaria, che lui non ha. Quindi non viene introdotto nel reparto in cui deve essere curato, viene introdotto in un altro reparto e gli viene chiesto se lui vuole la presenza di un prete. Cioè già era finita la degenza. A un certo punto lui va in coma, poi si risveglia che si trova in una stanza in cui è sottoposto a delle cure mediche e non si riesce a rendere conto del perché poi l'abbiano curato. In realtà nel frattempo il padre, che è altro personaggio importantissimo delle sue storie, il padre era intervenuto A e risolvere la situazione. aveva dato il suo numero di assicurazione, quindi lui era stato fondamentalmente curato a sua insaputa e si era salvato dalla morte, perché il fatto che lui non avesse l'assicurazione sanitaria negli Vabbè, Stati certo. Uniti lo condannava alla morte. Cioè lui non fu nemmeno curato e dopo gli avrebbero chiesto la parcella. Gli fu detto se aveva bisogno di un prete, se era cattolico. La Direttamente. cosa era già chiusa. Questo è un altro aneddoto che poi si può ricollegare fondamentalmente anche ai nostri giorni, perché ancora oggi negli Stati Uniti la battaglia per una sanità pubblica, per una sanità che garantisca la salute a tutti i cittadini in maniera uguale, in maniera paritaria, è ancora una battaglia aperta. Mentre gli americani lottano per avere dei diritti in più, noi che avevamo dei diritti in più li stiamo perdendo e ci troviamo nelle condizioni, diciamo, corriamo il rischio di fare anche noi una fine di Henry Chinaschi, di trovarci all'ospedale e di No, sentirci dire. ma l'Italia per questo è un paese bellissimo. Ah, oh, siamo pieni di preti, quindi. Anche. Magari lo troviamo già che ci aspetta all'ospedale per Esattamente, già sta confessare. là, sicuramente già sta là. No, ma per dare un esempio della grandezza del nostro paese, oggi io e Pellegrino eravamo in macchina, abbiamo sentito Salvini che cantava De André.
quindi direi che abbiamo raggiunto proprio prima i limiti. Salvini ha cantato una canzone di De André, abbiamo pensato che... Da qualche parte immagino lo zombie di De André che corre con una chitarra in mano per suonarla in testa a Salvini. Lo spero vivamente. Ma poi la cosa che mi ha lasciato perplesso è che Salvini poi la canzone la sapeva. La sapeva, infatti. Non conosce il fatto di conoscere delle cose non significa che uno sia una persona capace di mettere in pratica determinati insegnamenti, cioè, quindi anche sul fatto che io questo riflettevo sul fatto della lettura, dello studio in generale, cioè, secondo me possono essere anche cose perfettamente utili perché se Salvini è un appassionato di De André ma la lettura e lo studio, come dici tu, sono inutili se vengono intesi nel senso stretto della parola. Cioè, se uno legge un libro giusto per leggerlo, oppure studia magari perché deve prendere un diploma o una laurea e poi resta fine a se stesso. Infatti, se poi invece uno approfondisce, fa tesoro di quello che legge e lo applica magari nei limiti del possibile, ovviamente, nella sua vita, poi puoi dire di aver fatto qualcosa di buono, insomma. Io mi immagino di tanto in tanto le birre che beveva Bukowski, decine e decine di questi frigoriferi, di questi bar. I banconi dei bar, come poi ho fatto anche un film che adesso non ricordo come si chiama, Bukowski, hanno fatto su... Io un film che ho visto era Storie di ordinaria follia con Ben Gazzar e Ornella Muti, che a volte, allora, l'unico film che è, diciamo così, che poi alla fine è stato più bello del libro, a mio avviso, non è che voglio fare un torto a Umberto Eco, ma è Il nome della rosa. Il nome della rosa, io ho riscontrato che il film, secondo me, è più bello del libro. Probabilmente io sto dicendo una bestialità. Non l'ho visto. Hai letto solo il libro. Ho letto solo il film. Non sono arrivato manco fino in fondo al libro, devo dire. Perché... Questo sempre per dire, diciamo, in onore di Umberto Eco. Sempre per onore e per rispetto della verità. Ma poi proprio su Umberto Eco ho notato che questi giorni sui social tutti sono diventati espertissimi di Umberto Eco, lo conoscevano di persona. Sì, tutti gli idioti che lui ha criticato prima. Bravo, gli hanno dimostrato che aveva ragione. Esattamente. Io veramente oggi morire è diventato, per una star, per una persona conosciuta, è diventato un problema. Sì. Perché io penso che ci vorrebbe una legge che mettesse al bando, diciamo, per 15 giorni dopo la morte di una star, tutti i social. Però purtroppo penso che questa legge sia un po' difficile che venga applicata, anche perché poi abbiamo questo mouse tecnologico che dobbiamo sostituire. Nel mondo del giornalismo esiste il coccodrillo, non sai se è un pezzo scritto prima della morte di un personaggio famoso. Ci sono un sacco di coccodrilli. Appena, cioè, proprio come più che un coccodrillo, gli sciacalli, i giornalisti dello sciacalli in questo caso, che mandano in onda il coccodrillo appena avviene la scomparsa di un personaggio famoso. Adesso il coccodrillo è un pezzo favoloso, se ci pensi, una persona che si applica per magari tutta una vita a fare il biografo aspettando quando muore questo. Magari muore lui, muore il coccodrillo. Poi nel momento in cui muore, adesso con i social network tutti quanti sono capaci di fare coccodrilli in un batter d'occhio, voglio dire. No, viene a mancare anche la figura del coccodrillista. Potrebbe anche fare a meno, diciamo così, di scrivere qualcosa. Esiste anche la possibilità. Oggi magari ancora in più uno potrebbe pure, diciamo, decidere di starsene zitto. Ma abbiamo inaugurato questa scia che è partita dalla morte di Pino Daniele. Dopo la morte di Pino Daniele c'è stata una sorta quasi di epidemia, quasi di ecatombe, in cui sono morte tutta una serie di star, di uomini, e quindi poi questi qua sono fan di tutti. Cioè, sì, non è che uno dice, sono fan di Pino Daniele, però David Bowie non lo conosco. No, conosco pure David Bowie. Conoscono a chiunque. Da Eco a Daniele, passando per, non lo so. Oggi per esempio... Lehmann, che io non conoscevo, il chitarrista dei Motorhead, è morto, non mi sbaglio. Io non lo conoscevo, sono andato a sentire qualche pezzo, ho sentito qualche pezzo, ho ascoltato qualche pezzo, però non lo conoscevo, non ho messo l'epitaffio su, perché non voglio dire, non... Mettiamo un po' di musica, dai, che è meglio. È meglio.
Dopo questo stacco musicale fantastico, molto allegro, scelto apposta in base a ciò di cui stavamo parlando, noi siamo per le soluzioni, cioè se uno si vuole suicidare noi gli diamo il colpo finale. No, parlando di Post Office, c'è il preambolo del libro che è fantastico secondo me, in cui Bukowski scrive che ad un certo punto lui gli si presentavano due opzioni: o continuare a lavorare in questo ufficio postale, quindi ad annoiarsi, oppure scegliere di lasciare tutto, trascorrere la sua vita facendo finta di fare lo scrittore, provare a sopravvivere così. Lui ha scelto la seconda, quindi già da questo insomma si può capire il tono su cui poi si sviluppa il libro. Ma lui era proprio un dipendente delle poste americane, cioè lui era stato assunto e consegnava la posta in tutte queste consegne. Ma lui quando si è fatto assumere, quando ha scelto di fare questo lavoro, aveva un'illusione in sé per sé, era convinto che il lavoro all'ufficio postale gli garantisse insomma una vita comoda, un lavoro poco faticoso, perché diceva che insomma si trattava soltanto di consegnare lettere, e c'è scritto anche che immaginava di avere anche rapporti sessuali occasionali con donne avvenenti. Immagino. Poi alla fine... In realtà immagino che gli abbia portato un sacco di spunti invece per quelle che sono state le sue storie. Ma Bukowski è molto biografico in tutte le sue storie, no, alla fine... Sono quasi tutte autobiografiche. Sono quasi tutte vissute veramente. Forse quelle più belle sono proprio quelle autobiografiche. Vabbè, per fare il postino negli Stati Uniti... negli anni 60 penso che sia comunque una cosa bellissima. Penso che sia comunque più stimolante che fare il postino da noi. No, anche perché con i disservizi postali del baianese. A parte che il postino quando arriva. Ma perché esista posto? Non mi risulta.
No, ma poi il postino comunque si trova comunque a dover si subire tutta una serie di problematiche che sono dovute a lui, che poi lui generalmente è un precario, ha contratti trimestrali. Probabilmente il Semplice postino della ambasciatore. nuova posta italiana vive una situazione più drammatica di quella raccontata da Bukowski, poi bene o male lui qualcosa di soldi li prendeva. Poi finivano la sera tutti Nei nei locali, nelle corse con le locali. donne. Mi ricorda a volte George Best quando diceva che Ho speso aveva. un sacco di soldi in alcol, donne e auto, il resto li ho Il resto li ho sperperati. sperperati. George Best è stato un eroe dei nostri tempi che purtroppo Forse doveva essere un lettore di Bukowski. Sicuramente ha usato due fegati per morire, cioè nel senso nemmeno uno non gli è bastato. Bukowski aveva nella sua stanza una foto di Mussolini. Questa cosa mi ha sempre, Turbato. no, turbato, mi ha fatto capire che noi abbiamo tutta una serie di tabù rispetto a Bukowski. Probabilmente in Italia non avrebbe mai avuto spazio. No. Sarebbe stato decretato come Un no, uno disadattato, scrittore di un destra, un fascistoide. fascista, e non sarebbe stato accolto nei salotti aristocratici dei baroni dell'editoria italiana. Probabilmente avrebbe fatto la fine per cui era destinato a fare, quello di morire in Esatto, in qualche bar. qualche manicomio, In qualche. in No, ma a qualche luogo. proposito di bar, sempre in post office, Bukowski racconta l'incontro con una donna di colore, dice: ero seduto al bancone a bere birra, all'improvviso è passata una donna bellissima, avvolta in un vecchio cappotto. Io personalmente ogni volta che vado nei bar vedo solo ubriaconi che vanno avanti e indietro, non si capisce niente. Vorrei avere avuto un'esperienza in questi Ma bar americani. sono sempre dei posti bellissimi con dei drink in genere beve iniziano con whisky e acqua e io mi trovai in un bar di Avella con uno scrittore perché noi diciamo così siamo talmente presi dai nostri problemi inutili che spesso ci capita di incontrare persone speciali che forse non ce ne accorgiamo nemmeno. Io mi trovai in un bar di Avella con uno scrittore molto importante della Campania italiano che ordinò a Pasquino whisky con acqua. Non facciamo pubblicità, Non eh? facciamo Al nostro pubblicità, amico non facciamo pubblicità Carmine. al regresso, che Bravo. potremmo essere denunciati non dal barista, ma bensì dagli avventori. E quindi mi ricordo questa cosa e quando parlavo con questo scrittore che ha vissuto per tanti anni ad Avella, si chiamava Nicola Pugliese, parlavamo degli scrittori americani di quel periodo e anche del periodo successivo, ma della letteratura americana come Bukowski, ma Kerouac, Fante. Cioè, comunque lui li conosceva tutti e aveva un grande rispetto, grande considerazione per tutti gli autori americani, delle descrizioni della provincia americana di quel tempo, del sogno americano. Comunque, io penso che alla fine siano dei passaggi obbligati, fondamentalmente, se uno vuole avere un minimo di conoscenza di quella che è la storia della letteratura mondiale. Penso che la letteratura americana occupi un posto di primissimo piano, ancora oggi, dove probabilmente noi come scrittori, in particolar modo come scrittori di romanzi, siamo quasi in via di estinzione dal panorama Da letterario qualche mondiale. anno che in Italia va di moda il romanzo inchiesta, oppure è basato su notizie di storie che poi sono di clan, oppure che siano di clan, oppure di, non lo so, di politici. Si fa questa sorta di romanzo, di racconto romanzato della realtà appunto, si cerca di vendere quante più copie Ma possibili. poi, ma poi fu. C'è una Bravo, limitazione, come se ci fosse una limitazione nella fantasia. lo stavo dicendo io. Si prende spunto da Ma pure i notizie. film, Sì, ma infatti si prende spunto, come dicevo, da notizie vere o presunte tali, eh.
Poi si cerca di allestirci intorno un po' di sceneggiatura e si tende a cercare di vendere il più possibile, perché come abbiamo sempre detto anche in questa trasmissione, oggi l'editoria per il 95% è dedita al commercio, si cerca di pubblicare roba che si vende, roba Si dovrebbe vendere, che si no? dovrebbe vendere. No, ma poi ci sta questa riproposizione della realtà che poi talmente inflazionata e ingolfato il sistema per cui persone che probabilmente scrivono cose molto interessanti finiscono per non essere notati oppure per non avere la giusta considerazione che meriterebbero. Quindi si crea un marasma per cui poi è difficile, se non si è proprio degli addetti ai lavori oppure degli appassionati, riuscire a diciamo così, a trovare delle cose veramente interessante. E quindi va di moda la riproposizione tale e quale della Esatto. realtà, diciamo così, universalmente riconosciuta, non nemmeno degli, diciamo così, degli spaccati, nemmeno degli spaccati di realtà che possono essere, diciamo così, messi in evidenza e fatti conoscere al grande pubblico, ma la realtà noiosa della quotidianità. Cioè, no, uno legge un libro oppure vede un film in Italia per rivedere riproposte sul grande schermo o sulle pagine del libro, le solite stronzate che gli succedono già tutti i giorni nella sua vita. Io mi rendo conto che, diciamo così, c'è bisogno anche di questo, però io penso che uno che va a vedere un film vorrebbe vedere qualcosa che fosse in gran parte diverso da quello che Dalla lui vive quotidianità, certo, un quotidianamente. punto di vista diverso, magari anche, voglio dire, fatto bene artisticamente, una cosa non guasterebbe, voglio No, perché poi dire. non va di moda questa questione in Italia. Ormai c'è questo principio per cui con la cultura non si fanno soldi. Cioè con la cultura si deve per forza perdere. Non è così. Cioè, l'industria del cinema americano ha dimostrato che con il business, con i soldi, si possono fare dei grandissimi film. Anche film in riferimento a fatti storici, Ma insomma. film anche di un certo livello che possono essere visti perché gli danno, diciamo, la possibilità di poter passare delle ore imparando delle cose, vivendo diversamente. Ma se uno, diciamo, il cliché oramai del cinema italiano, cioè la moglie che tradisce il marito che tradisce la moglie, il figlio drogato. Ed è così da anni, ormai Questo è il classico film italiano, cioè che poi è la maggior parte dei problemi che probabilmente hanno tantissimi italiani, i sì, quali vanno al cinema per vedere se per vedere stessi se stessi riproposti sul grande schermo. iniziano a drogarsi pure E loro, iniziano figlio, giustamente, probabilmente. chi magari non ha ancora di questi problemi cerca di crearseli. Invece noi vediamo sul grande schermo film come quelli di Tarantino, l'ultimo film di Molto Tarantino, bello. Non ho ancora avuto il It piacere Full di It. vederlo. È un film che dura 3 ore e 7 minuti. Si può anche vedere la serie Quindi di. manco tanto, Si può diciamo. anche No, no. vedere la versione ridotta che dura 2 ore e mezza. Ah, È chiaro. un grandissimo film western, ma ce ne sono tanti altri di film americani. Noi invece in Italia ci masturbiamo con delle fiction che meriterebbero di essere. Poi tornando poi al discorso dei personaggi che muoiono oppure che costruiscono qualcosa di buono in Italia. Subito ci fanno la fiction sopra, no? È impressionante. Ma poi sono Non puoi fare. poi dobbiamo dire che queste fiction sono delle cacate. Cioè, diciamo, Tra sono delle l'altro, cacate. Ci non stiamo girate con. No, bucoschizzando questa sera con i termini così sono. meno male che ci sono stati personaggi nella storia che, come Bukowski che hanno rotto questo telo di conformismo. Questo falso Di falso conformismo. conformismo, di falso moralismo che in certo qual modo è quello che impedisce alle persone di vivere pienamente la loro esistenza, di falsi miti e tabù che imbrigliano le persone e costringono a vivere una vita fatta più di apparenza che di sostanza. Ma infatti Bukowski nel libro Post Office intende l'ufficio postale poi alla fine come la società in cui vive, organizzata secondo determinati schemi, per cui chi occupa una posizione deve fare quotidianamente sempre la stessa cosa, seguendo dei riti che poi Sì. alla fine non portano a niente. Mentre chi come lui, come il suo personaggio, è un po' sopra le righe, insofferente, viene ovviamente emarginato e quindi una volta viene costretto a cambiare lavoro.
poi deve sfogare le sue frustrazioni quotidiane nell'alcol, eccetera, eccetera. Insomma, ha saputo fare una visione molto dissacrante della società americana che, come diceva Pellegrino, è stata edificata secondo un falso mito e poi nel corso del tempo si è disgregata lentamente. Poi mi verrebbe da dire ogni mondo è paese. Certamente. Che, pure qui da noi ci hanno... Qui da noi rispetto agli americani abbiamo un problema maggiore, che è quello dell'ipocrisia. Bravo. Perché noi qua siamo convinti di essere un paese, diciamo, sotto l'aspetto del diritto, un paese all'avanguardia. Cioè noi stiamo discutendo nel 2016 delle unioni, ma non parliamo delle unioni gay. Cioè stiamo pure parlando delle unioni etero. Civili, diciamo. Cioè in Italia le coppie etero non hanno alcun diritto. Le coppie omosessuali ci stiamo arrovellando come se stessimo parlando. Cioè parliamo di questioni che in paesi, diciamo così, come il Kenya, sono stati già superati. Cioè noi stiamo nell'Europa, un paese cosiddetto occidentale, abbiamo una situazione, per esempio, per quanto riguarda in questo caso è un paese accidentale, ma se pensiamo alle carceri, no, se pensiamo al sistema carcerario italiano, dobbiamo parlare di un sistema da terzo mondo. Cioè noi viviamo in un paese di una arretratezza incredibile, un paese che considera, no, ci sta una parte di italiani che ancora è convinta che l'America sia un paese, diciamo così, in cui non ci sono diritti, in cui, cioè noi viviamo in un paese, l'Italia, che concepisce, che considera come il principio secondo cui una persona senza reddito, disoccupato, possa vivere tranquillamente. Cioè non è il fatto, per esempio, il principio su cui si fanno delle battaglie, non è che uno vuole sostenere alcune posizioni politiche, ma no, quando si parla di sussidio, e quando si parla di salario sociale, per fare esempio, non è che si parla di assistenzialismo. Cioè si parla di far decadere un principio secondo cui un padre di famiglia disoccupato, reddito zero, può vivere. È inconcepibile. Cioè negli Stati Uniti, che è un paese liberista, esiste un welfare che prevede il sussidio sociale di disoccupazione per le persone che non hanno lavoro. Cioè questo per dire, noi italiani, come dicevi tu prima, ogni mondo è paese, a volte noi siamo ancora, diciamo così, più arretrati di quei paesi che noi pensiamo debbano essere criticati, con l'handicap che, mentre in quei paesi liberisti il liberismo viene vissuto a 360 gradi, noi qua invece viviamo in paesi in cui ci sono una parte di popolazione che ha delle tutele e che ha dei diritti incredibili e un'altra parte di popolazione più giovane, meno garantita, che non ha alcun diritto. Noi parliamo della Fornero, sulla questione della pensione, per fare un esempio, delle persone che non sono potute andare in pensione. Noi abbiamo una parte di popolazione che a 40 anni non ha mai avuto un contributo, cioè quindi in pensione non ci andrà, indipendentemente dalla Fornero. Quindi parliamo di un paese oramai che quando arrivano i profughi a Lampedusa, in realtà non sono loro che vengono da noi con le barche, ma è l'Italia che sta andando alla deriva verso paesi che noi riteniamo arretrati. Ma non è solo un fatto teutonico, è proprio un fatto proprio sociale che ci spinge verso situazioni di grande arretratezza. Comunque, speriamo che questo stacco musicale sia un po' più attinente, un po' più allegro, più leggero, un po' più allegro, perché già vedo Massimo che non ha preso nemmeno le birre, quindi stasera lo puniremo, verrà sodomizzato. Non diciamo da chi. Non diciamo, tireremo a sorte. Now this time I let your fate to become a good one. Cause we break down rules, cause we break ourselves. And every time I take no care for your brain, I believe in simplicity. Ain't no bells, doors, and the only thing you belong. I believe in simplicity.
abbiamo tirato a sorte per la questione di prima, ha vinto Paolo, quindi... Paolo, comunque... Mi tocca, eh. Hai imbrogliato per vincere. Lo potevi dire prima. Che ti avremmo lasciato vincere ugualmente. Ti avremmo dato comunque... Comunque, va bene. Vi ringrazio. Massimo, se... Va bene, vabbè. Ha dato anche lui un segno di approvazione. Un segno di approvazione, ha detto che va bene. Tutto a posto. Noi dobbiamo riproporre in maniera cruda certe storie, certe situazioni che Bukowski ha cercato di rappresentare. Qui abbiamo anche una webcam, quindi volendo possiamo anche girare un filmino a pagamento con la carta di credito. Chi vorrà potrà non vedere. Ah, ecco, perché no, dubitavo che ci fosse qualcuno che volesse vedere. No, è importante dare la possibilità a chi ci ascolta di poter entrare nelle storie, diciamo così, storie di degrado, storie di depravazione, storie di vita quotidiana. E poi sono le storie di vita quotidiana che vengono riproposte in maniera non, diciamo così, senza censure, senza non metaforica, ma devono essere riproposte in maniera... Uno dei motivi per cui qui non si scrive niente e per cui non esce niente di buono è proprio perché in realtà non succede niente. Quindi si vive in questa eterna attesa, come se dovesse succedere qualcosa. Mi riferisco al nostro territorio mandamentale qua, tra la Napoli e Avellino, in cui aspettiamo questo evento, straordinario, che non accade mai, e l'unico evento che succede è il tempo che passa e le opportunità che per tanti di noi sfumano una parte della propria vita che dovrebbe essere vissuta in maniera più piena, possiamo dire così, può trovare la sua dimensione solo ed esclusivamente se uno decide di andare via da qui. Quindi non è che le cose si possono aspettare, certe cose uno dovrebbe in un certo qual modo creare certe opportunità. Però mi sono trovato anche nelle condizioni che alcune situazioni che sono state messe in piedi proprio per aggregare, proprio sono dimostrate peggiori del non fare niente. Quindi siamo condannati a rimanere così. Forse dedicarsi un po' in maniera un po' più intelligente, un po' più attivamente al consumo di alcol potrebbe essere una soluzione. Mi sembra che una parte di giovani già avviata verso sono tutti lettori di Bukowski. Sono tutti lettori di Bukowski. Oppure può darsi non l'abbiano letto, forse può anche essere questo fatto. Sono autodidatti allora. Noi comunque siamo per... Cioè, come principio, siamo per la liberalizzazione di qualsiasi cosa, delle droghe leggere, dell'alcol, delle droghe leggere, di qualsiasi cosa. Basta che uno si diverte, però deve assumersi le responsabilità di quello che fa. Cioè, la prima cosa che deve fare è pagare. Bravo. Lui, che se si vuole, diciamo così. Noi possiamo essere invitati. Noi, volendo, possiamo contribuire, diciamo, laddove ci volesse un po' di compagnia gratuita, possiamo partecipare. Sì. Massimo, mi sembra che lui è anche disponibile ad assumere sostanze di qualsiasi genere, superfacenti, quindi siamo noi scherziamo perché sappiamo che... No, ma poi prima o poi sveleremo chi è questo Massimo. Il nostro Mister X, diciamo. Il nostro Mister X. Massimo è il nostro Mister X, che adesso vive una situazione di... leggero trauma dovuto alla sconfitta del Napoli contro la Juve. Sono 2 settimane. Ma soprattutto, facendo una piccola chiosa, anche stasera è rimasto traumatizzato perché mi ha chiamato tutto contento dicendo la Juve perde. Io avevo acceso il televisore da 2 minuti e ho detto no, guarda, sta 2-2. Quindi. Comunque, secondo me, vivere di riflesso su queste situazioni calcistiche, secondo me, è solo una perdita di tempo. Io penso che sarebbe più giusto, diciamo così, seguire una via sessuale alla soluzione dei problemi. Non so tu. No, sicuramente. Voglio dire, non c'è manco da mettere in dubbio questa cosa. Pure perché o si vince o si perde col calcio. Loro guadagnano, cioè, voglio dire, gli stipendi. Loro si arricchiscono. Però, siccome lui c'ha questo pallino per la vecchia signora, potrebbe trovarsi una vecchia signora, magari che si tiene anche bene fisicamente. Con la pensione, magari. Con la cospicua. Pensione, fino a quando Renzi non gli toglierà pure la pensione di reversibilità. E quindi...
Ma si può dire Renzi in radio? Io mi faccio sempre questa domanda. Noi abbiamo parlato delle droghe, dell'alcol, penso che abbiamo parlato di cose che si possono nominare tranquillamente. Parlare di Renzi in radio penso che sia una cosa pericolosa. Infatti. Noi prendiamo le distanze da, da quello dal, che Parlamento. Diciamo, no? Dal Parlamento. E siamo per la delocalizzazione del Parlamento. Spostarli da Roma e portarli nelle campagne. Nelle campagne abruzzesi. Bravo. Io voglio vedere la sera quando finiscono che escono dal Parlamento, dove vanno? Nelle campagne abruzzesi a pascolare le pecore. Vabbè, io comunque sono stato in vacanza in Abruzzo, è un posto bellissimo. Sì, però non è bellissimo come Piazza di Spagna, è come tutte le zone romane, locali, ma con 15.000 euro al mese, guarda, la vita ti sorride. È inutile che diciamo... Quindi dovremmo cercare, come dire, di tagliare la linfa vitale che mette nelle condizioni di certe persone di fare l'impossibile per rimanere in certi posti di potere. Che quando si sta troppo bene è un po' difficile poi cambiare. Invece, infatti, lo stato attuale del governo italiano è quello che, adesso parlando seriamente, ho preso... diciamo abbastanza un seriamente. Po' difficile in Italia parlare seriamente, sì. però dicevo lo stato del governo italiano è quello che tutti i parlamentari che adesso stanno seduti su quelle poltrone stanno cercando di arrivarci fino alla fine del mandato, insomma. Cioè là è una gara alla resistenza, sì, perché... sì. Però il problema non è che uno vuole condannare la classe politica, la classe politica rappresenta fondamentalmente il popolo che li elegge, quindi parliamo comunque di un paese che vive una grossa difficoltà. E chi ne paga le spese sono le classi sociali che vivono ai margini, che vivono... Le minoranze. Ma forse meno minoranze, che oramai forse possiamo parlare di una maggioranza, però una maggioranza che non ha la capacità di coalizzarsi, di darsi una prospettiva di cambiamento e che vive una situazione di abbandono. Per cui alla fine il messaggio che viene propinato... che ci viene propinato è il messaggio che il nostro nemico, il nostro avversario, colui che ci taglia i viveri e che ci mette nelle condizioni di perdere quel poco che abbiamo, è un altro povero. Quindi i nostri problemi sono gli extracomunitari, sono i rom, sono diciamo così, tutte quelle persone che in realtà sono dei morti di fame, che andrebbero se non aiutati, perlomeno messi in condizioni di poter sopravvivere, e che invece vengono additati come nemici del popolo, innescando una guerra tra poveri, che garantisce poi posizioni di potere a chi sfrutta queste situazioni di grande disagio. Infatti lo stesso Salvini quotidianamente ci marcia su queste cose. Ha, come si dice, ha fondato la sua vita proprio sull'attacco verso le minoranze, verso... Ma io penso che queste persone che strumentalizzano la vita delle persone, che strumentalizzano la dignità dell'uomo, persone che non si arrendono nemmeno di fronte alla strage di esseri umani, di bambini, che si sta verificando, diciamo così, negli ultimi anni, che viene riportata dalla stampa, da tutti i giornali, che possiamo vedere su internet, che possiamo riscontrare anche noi materialmente, se ci leghiamo in questi luoghi, queste persone che strumentalizzano la vita, diciamo così, la dignità umana, meriterebbero trattamenti diversi da quelli di essere votati, meriterebbero altri trattamenti. Come? Detto in dialetto dovrebbero essere votati, ma a capa sotto, sì, vero? Dovrebbero essere messi nelle teste giù, però comunque, siccome noi siamo pacifisti e siamo principalmente democratici. Ti correggo, noi siamo non violenti, non pacifisti. No, io mi sento pacifista. No, io mi sento non violento fino a che la violenza non è contemplata. Poi se c'è bisogno della violenza in determinate situazioni. Per esempio a Salvini, ecco. A Borghezzi, a questi qua, cioè io. Se li incontrassi, non sarei tanto pacifico. Diciamo. Ma è pacifismo, diciamo, la non violenza con le mani, una sputazzata nell'occhio. Però io penso che potrebbero essere allergici al profumo. C'è una sputazzata, sputazzata educata, ci scusa, no, permetti, posso? Una sputazzata non violenta.
Beh, stasera diciamo che abbiamo fatto una bella puntata. Siamo partiti con la commemorazione di Ecco. Siamo passati per Bukowski e poi abbiamo esplorato tutto l'universo sociale che quotidianamente viviamo anche noi nella nostra piccola realtà. Io, tornando alla questione dei libri, volevo fare una piccola pubblicità ad un evento che si farà il 22, 23 e 24 aprile ad Avella, la seconda festa dei libri, dove nel convento canossiano, nel convento francescano, scusa. Canossiano. Francescano, io con le canossiane non ci vado tanto d'accordo. No, io cioè, non le conosco, quindi non mi esprimo. E comunque ci saranno presentazioni di libri, ci saranno case editrici e poi ci sarà la raccolta fondi che poi saranno destinati alle persone indigenti, come l'anno scorso che abbiamo raccolto diverse centinaia di euro. Siamo riusciti a fare 40 pacchi alimentari da destinare alle persone in difficoltà. Insomma, è un bel evento, ci saranno eventi musicali, ci divertiremo. Insomma, se volete venire 22, 23, 24 aprile nel convento di Avella. Poi nelle prossime puntate magari poi ci dirà qualche dettaglio, poi sì, sì, poi avvicinarci all'evento sicuramente. Se c'è qualche autore povero, diciamo così, ai limiti che non vogliamo ospitare nella radio, noi siamo disponibili. Ma noi siamo disponibili ad ospitare chiunque, effettivamente. Sì, ma infatti Paolo prima chiedeva proprio rispetto a questa manifestazione se c'erano belle ragazze. Sì, ci sono. Non mancano mai. Giovani pure. Giovani. No, perché anche Massimo Caglione, lui, diciamo, tra una partita della Juve e una del Milan, diciamo, ha alcuni minuti in cui si dedica al sesso femminile. Pochi minuti, però. Poco, senza esagerare. Giusto il minimo indispensabile. Il minimo indispensabile, non so se oramai è, cioè, se è quasi indispensabile. Può darsi che oramai parliamo di attività che si svolgono per inerzia, cioè succedono senza che c'è un controllo da parte del sistema nervoso centrale. Dopo questa lezione di anatomia ci avviamo verso la fine, verso gli ultimi minuti. La prossima settimana c'è qualche libro in particolare? Ma visto che l'hai citato, io proporrei a questo punto Nicola Pugliese. Però mi sembra impegnativo. Io penso che, secondo me, quando organizziamo una puntata su Nicola Pugliese, dobbiamo organizzare una puntata anche con qualche ospite, magari studiata allora, bene. Facciamo che attendiamo sempre un ospite che si propone. Noi avevamo un ospite di riserva che si chiama Stefano Nappo. Se nel frattempo vuole raggiungere, ci sta seguendo, se è all'ascolto, caro radioascoltatore che sei ascoltando, tanto lo sappiamo che sei tu, ti conosciamo, anzi possiamo anche dire a casa, quindi oramai c'è questo rapporto diretto tra radioascoltatore più a fare la trasmissione che radioascoltatori, vabbè, ma questo va bene, cioè va anche, no, bene. Io non lo so, ma sei sicuro? Penso che secondo io me... credo che qualcuno ci ascolti, sì. E prima o poi ci telefoneranno. Sì, sì, o sì, verranno qua in sede. Ah, ok, verranno a minacciarci di questo. Sì, sì. Picchiarci. Picchiarci a minacciarci di no, la settimana prossima possiamo. Magari troviamo un libro e lo pubblichiamo sulla pagina. Anche perché noi questa pagina la curiamo. Non abbiamo il tempo nemmeno di caricare i video. Cioè, veramente il lavoro e la situazione, veramente ci vorrebbe un Bukowski, come quando nel romanzo Factotum lui iniziò a fare il trasportatore di carne, partì dal magazzino per andare a fare una consegna, si fermò in un bar e dopo qualche giorno che avevano perso le tracce, il titolare della ditta di trasporto trovò Bukowski che stava in questo bar, che non era uscito più. E quindi, diciamo, secondo me la soluzione sarebbe proprio questa: la mattina quando ti suona la sveglia, che ti devi alzare e che senti quell'energia che ti dice non ti alzare, bisognerebbe seguire quell'energia. A me una cosa simile è capitata qualche anno fa. Lavoravamo in un ingrosso di bibite e un nostro collega all'ora di pranzo disse: ragazzi, subito vengo, vado a farmi un panino. Non l'abbiamo visto più. Ma no, non è che, cioè, nemmeno il giorno dopo. No, non è più venuto. Sono 10 anni che non l'ho visto. Sono ormai 10 anni. Ancora che questo è un eroe, questo è un eroe che andrebbe. Dove sta quel che lo portiamo ospite nella trasmissione? Noi abbiamo bisogno di queste testimonianze di vita vissuta, di gente queste prove di coraggio. Che si ribella al sistema. Si ribella al sistema, perché poi quando si parla di sistema, no? Qualcuno immagina un qualcosa di aleatorio. Il sistema è quello che prevede
una routine quotidiana, che tu debba essere sfruttato, che ti debba sentire anche in colpa per quei pochi minuti di vita che non riesci a strappare al capitalismo, al mondo capitalista, per dedicarlo alla tua persona, solo ed esclusivamente per l'arricchimento di un ristrettissimo numero di persone sul pianeta Terra. Cioè, noi parliamo di un pianeta abitato da circa 7 miliardi di persone. Ebbene, su questi 7 miliardi, le persone ricche, ricchissime, si contano sulle dita di quasi una sola mano. Quindi parliamo di una situazione, diciamo così, di discrimine, una situazione assurda, che sulla Terra non si era mai verificata. Nemmeno quando c'erano i regni e gli imperi c'è stata una concentrazione di potere così forte come quella che stiamo vivendo oggi, in cui società multinazionali riescono perfino a decidere e a modificare la situazione economica di un intero Stato. Uno Stato sovrano non ha il potere politico di decidere la linea economica per se stesso, per il popolo, deve sottostare a quella che è un'organizzazione mondiale dell'economia, che ti impedisce poi alla fine di seguire quelli che sono i presupposti e i principi per cui il popolo ti ha votato. Quindi una dittatura dell'economia, non più a livello locale dei singoli stati, ma a livello mondiale. Chiudiamo con questo augurio, diciamo così, di questa società distopica di cui parlavamo la scorsa settimana. Ringraziamo Charles Bukowski per averci dato la possibilità di immaginare di poterci ribellare a un sistema già costruito, diciamo precostruito, e penso che oggi possiamo tranquillamente dire perfezionato. Nel salutarvi vediamo appuntamento a martedì prossimo, e non dimenticate invece la replica domani in onda alle 11 di mattina. E seguitici sulla pagina Facebook e su YouTube. Per caso mai proprio non avete niente di meglio da fare, seguiteci. Panique.